daremo aria a queste stanze molto prima che sia Natale, prima che questo ossido di carbonio cominci a farci male. Saremo accanto alla finestra dritti nell'aria della sera, ritorneremo a respirare, ritroveremo la maniera. La serie di Forte Festival. Questa sera abbiamo incontrato per voi uno dei protagonisti assoluti della scena musicale catanese insieme a Carmen Consoli e a tanti altri, una scena musicale che è stata una delle realtà più importanti degli ultimi 40 anni in Italia. Stiamo parlando di Tony Carbone che insieme a Fabio Finocchiaro, chitarrista e lutaio, e suo compagno nella storica band catanese François Le Coccinelle ci parleranno appunto di questi 40 anni tra ricordi e progetti, mentre gli Imbucati alla Festa, la band di Forte Festival, cureranno gli interventi musicali. Buona visione! Vogliamo dire degli ultimi 40 anni, perché io il primo disco l'ho fatto che avevo 21 anni. Quindi nell'81-82, quindi già sono 40 anni. Ho avuto la fortuna di fare questo primo disco a questa età così giovane. Oggi è un po' più difficile, anche se si è aperto un mondo con il web, diciamo, i ragazzi riescono a farsi vedere, a farsi i dischi. Tu pensi che una volta uno studio come questo era difficile sia da trovare che anche come costi, non esistevano computer, c'erano i nastri quando io ho iniziato, e già un 16 tracce a nastro già era uno studio, insomma, buono, diciamo, tra virgolette, e quindi era un po' più difficile, però nello stesso tempo diciamo che c'erano più possibilità, si suonava nei locali tantissimo, io mi ricordo, insomma, che abbiamo girato l'Italia in lungo e in largo, da tutte le parti, siamo stati in tutti i locali, da quelli più terribili a quelli pizzo, alle montagne, a quelli in spiaggia. Avevo 16 anni quando ho iniziato, praticamente ho visto un annuncio un giorno di un gruppo, di una band che cercava bassista, ma io non avevo mai suonato con una band. Niente, sono andato là, loro erano molto più grandi di me, insomma, che aveva 23, che aveva 25, che aveva 27, e insomma, da lì è nato tutto, questa band, anche Mario Venuti poi si è inserito all'interno di questa band, però era una band, diciamo, di serate così, insomma, suonavamo a Sigonella, all'M Club, un club famoso dove si faceva solo rock and roll, e punky, perché il periodo era quello, però mi ricordo ero giovane, tra l'altro non avevo ancora fatto 18 anni e quindi praticamente mi nascondevano dentro la macchina, mi mettevano gli strumenti sopra per poter entrare, perché in quel periodo ancora guerra fredda, insomma, un periodo un poco particolare. Però lì è stato un bel momento. Poi, insomma, sono diventato maggiorenne, quindi non ho avuto più problemi, ma i primi concerti mi nascondevano dentro, perché non potevo entrare essendo minorenne. E da lì è iniziata l'avventura, diciamo. E poi con Mario, Luca Madonia, Gabriele Madonia, è iniziata l'avventura di nuovo, il primo disco nell'81. E poi c'è una storia strana su questo disco, perché avevamo registrato questo disco, era il primo disco, che ci serviva per far sentire alle case discografiche di allora. Poi siamo andati avanti perché avevamo voglia di fare altre cose, quindi abbiamo fatto altri brani, altre cose. Questo disco praticamente l'abbiamo un po' abbandonato, abbiamo ripreso qualcosina, ma non di quelle registrazioni, soltanto dei brani che poi abbiamo
riregistrato. Questo disco poi si è perso, non abbiamo trovato più, insomma, le pizze, perché allora c'erano noi le chiamiamo pizze, insomma, i nastri, non si trovavano più. Poi dopo esattamente, è successo un po' di anni fa, che erano 30 anni, credo. Sì, dopo 30 anni, un giorno abbiamo la chiamata del nostro ex manager, Francesco Precassi, anche manager di Avion Travel, insomma, personaggio importante della scena musicale di quel periodo. E ci chiama, dice: "Guardate ragazzi, ero nella cantina di mia madre a Venezia, ho trovato una valigia, l'ho aperta e c'erano dentro i nastri." Ti immagini a Venezia, insomma, un posto insomma, abbastanza umido, no? Niente, poi abbiamo visto, lui ha portato questi nastri a vedere se insomma era rimasto qualcosa, e alla fine c'era tutto il disco. Quindi dopo 30 anni praticamente questo disco è stato riportato in digitale, che era tutto in analogico, e guarda caso, questo disco l'avevamo registrato a Firenze, guarda caso poi si ritrovò lo stesso registratore con cui avevamo registrato quei brani, che ce l'aveva uno studio, l'avevano sistemato, e quindi abbiamo ripassato tutto. Certo, qualche traccia magari si è perso qualcosa, però abbiamo voluto lasciare tutto com'era, soltanto missato, e l'abbiamo fatto uscire 30 anni dopo. Credo che sia una cosa unica al mondo, una band che trova un disco dopo 30 anni e lo fa uscire come ultimo disco della storia del nuovo, perché noi abbiamo fatto 5 dischi, e questo diciamo che era la cosa bella. L'idea che abbiamo avuto era quella che la prima copertina del primo Extended Play, che si chiamava Niente Insetti su Wilma, aveva la copertina nera con la scritta De Novo gialla. Noi abbiamo invertito i colori, abbiamo fatto bianca con la scritta arancione. Il disco si chiama Kamikaze Bohemien. Chiaramente, appena uscito, subito abbiamo stampato anche in vinile. Abbiamo voluto stampare con un'etichetta catanese, perché insomma ci sembrava anche giusto, partiva tutto da lì. E niente, immagina, 500 copie di vinile si sono vendute subito nel giro di una settimana. Era una tiratura limitata, quindi insomma non credo che se ne troveranno. Registrate in quel periodo, no? Ancora giovanissimi, che suonavamo a una velocità pazzesca, con delle cose assurde, perché diciamo che c'era più libertà a livello artistico, ecco, eravamo un po' più liberi, non avevamo ancora produttori, insomma, eravamo noi. E quel disco è come siamo noi, era il primo disco che però uscì per ultimo, e l'abbiamo lasciato così, non abbiamo fatto niente, non abbiamo toccato niente, sono anche delle piccole stonature, delle piccole cose, però era una cosa bellissima, secondo me. Che poi questo primo EP fu prodotto dalla Suono Records, che era un produttore veneziano, e poi uscì anche in Brasile questo disco. Noi non abbiamo preso una lira da quel disco, chiaramente, perché il contratto era lo vuoi stampato, va bene, ma non c'è niente. E niente, poi da là è partita tutta l'avventura. Abbiamo incontrato il nostro produttore, Fabrizio Cadelidi, ci ha portato in Polygram. Che la Polygram, tu pensa che è lo stesso disco che l'avevano cestinato, l'hanno preso e buttato nel cestino, sai come si faceva con le cassette, che c'erano le cassette stereo 7, allora si portavano le cassettine e l'avevano cestinato, e poi invece hanno preso i De Novo, Beh, diciamo. però no. Che ne diresti se si andasse a fare un giro? In sella una canzone che parla ancora d'amore. Io la canto a te a dispetto di ogni logica. Ti stupiresti di trovarti all'improvviso metà un'emozione sconosciuta al cuore, evitando la fatica e il pericolo. Non ti sorprenda se anche uno come me
dell'uomo. Nella mano una pillola amara, fin dallo specchio al suo viso perfetto. Ma tutto sai di nuovo com'è nato, no? È nato che la moglie di Luca ha preso una cassettina con una registrazione che avevamo fatto e l'ha mandata al Festival Rock di Bologna, mi pare che era '80, e siamo arrivati in secondi perché non lo so che cosa succede, mi ricordo una serata particolare, c'erano gli Itfiba, no? Che sono arrivati primi. Ma noi per un punto, due punti, non mi ricordo, comunque siamo arrivati secondi. E da lì poi abbiamo conosciuto il nostro manager, cioè che lui abitava a Roma, faceva parte di un'associazione legata al sindacato, quindi dei musicisti, aveva anche dei rapporti con le radio, con le TV, e da lì è iniziato. Tu pensa che il primo concertino che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in radio alla RAI, non mi ricordo se era via Asiago. Abbiamo registrato questo concerto di sera, tardissimo, che non so che fine ha fatto, tra l'altro. Poi abbiamo fatto anche un pezzo, una sigla, per un programma sempre della RAI, Radio 2 mi pare che era. Però non abbiamo perso tutto, di questo non abbiamo niente. Quindi sono tante cose che sono successe, io adesso non mi ricordo benissimo. Comunque hanno scritto anche dei libri, che ci sono questi giornalisti che vanno a cercare di tutto. Tu pensa che questo secondo giornalista che ha scritto questo secondo libro, un ragazzo palermitano, è riuscito a trovare cose, manifesti, di concerti, di cose che io manco mi ricordavo. Dico, ma noi abbiamo suonato, ma non lo ricordavo completamente. Quindi diciamo che la storia del De Novo è particolare, perché poi insomma c'è stato anche Sanremo, chi non voleva andare, chi voleva andare. Quello era un periodo insomma particolare, perché loro si aspettavano, anche i giornalisti aspettavano molto. Però abbiamo sempre avuto diciamo delle critiche positive, perché poi dal vivo eravamo una band che suonava. Quindi giorno, mi ricordo, eravamo qui al Teatro Massimo e c'era ospite Renzo Arbore, e noi facevamo un brano così, insomma, come band emergente di quel periodo, essendo arrivati secondi al Festival Rock, insomma, ci prendevano più in considerazione anche qui in Sicilia. Allora ci hanno invitato, abbiamo fatto niente in setti su Wilma, e lui è venuto nei camerini e dice: ragazzi, io sono rimasto così, la prima trasmissione che faccio vi invito, sicuramente, infatti c'è stato di parola, quelli della notte, ci invito, abbiamo fatto la prima apparizione. E poi ci fu l'avventura di Doc, che è stata una cosa bellissima, guarda, ti dico, una delle cose più belle che abbiamo fatto nella nostra carriera, perché abbiamo fatto da cavia, siamo stati il gruppo cavia, quindi siamo stati una settimana lì a provare, perché sono studi di registrazione incredibili. Questo materiale è stato registrato chiaramente, solo che la RAI insomma ce la lo custodisce quando mette nella cassaforte, non è facile. e da lì sì, perché avevamo chiesto, volevamo far uscire delle cose che, perché lì praticamente era diretta e live, cioè lì alle 3 eravamo già pronti mezz'ora prima con gli strumenti in mano accordati, poi si partiva e si suonava quello che era, quindi live puro, una cosa bellissima, una trasmissione in diretta live alle 3 del pomeriggio, cose che ora purtroppo non succedono più in quel periodo. Quindi. E poi da lì insomma ci fu il passaggio, andare a Sanremo oppure no, insomma due di noi erano un po' così, per cui c'ero pure io che ero un po' riluttante e altri due che volevano andare. Poi siccome eravamo un gruppo abbastanza democratico, quindi insomma se poi alla fine eravamo due contro due, e però arrivava il manager e diceva: ragazzi, andiamo perché c'è una possibilità, e poi siamo andati.
siamo arrivati penultimi. Poteva anche andare meglio, insomma, cioè nel senso che se arrivavamo ultimi era perfetto, come è stato per Vasco, per Zucchero e per tutti gli altri. E ultimo arrivò quell'anno Nino Bonocore con un pezzo bellissimo, tra l'altro. Io adesso lo posso dire, faceva tutto schifo, perché è una band che viene da concerti, che suoni dal vivo, vieni da doc e vai a fare il playback a Sanremo. Cioè, veramente terrificante, questo lo devo dire, terrificante. Mm-hmm. Per fortuna questa cosa poi è stata data un taglio, ma in quel periodo cioè, c'erano solo i cantanti che cantavano, i musicisti erano stronzi, non potevano suonare, ma perché probabilmente non avevano le capacità e la forza che hanno adesso, perché adesso, adesso sono veramente diventati bravissimi. Ma pensa, pensa a quel periodo, no? Che per noi è stato terribile. Per fortuna poi dopo 20 anni ci fu il ritorno di Mario, perché poi Mario, insomma, siamo poi divisi e Mario ha fatto la sua carriera, poi ritornò a Sanremo e ci invitò, dice ragazzi, sono 20 anni che abbiamo fatto 20 anni di stare su questo palco, ritornate, vi fa piacere, siamo andati insieme. Io, Luca e Mario Gabriele purtroppo non aveva avuto la possibilità. E quindi siamo tornati però a suonare dal vivo con l'orchestra. E ti garantisco che è un'altra storia, un'altra storia. Allora, questa soddisfazione me la sono tolta, diciamo, questa me la sono tolta, poi ce ne sono tante altre e mi sono rimaste un po' così, però insomma. Il primo Sanremo che abbiamo fatto era Sanremo Rock nell'87, dove abbiamo vinto sto jeans d'oro, che poi non so che fine ha fatto sto jeans d'oro, non sappiamo, nessuno ce l'ha, io non ce l'ho, insomma, sto jeans si è perso, jeans d'oro della Pop 84 allora. E quello è stato il primo ed è stato bello perché accanto c'era Duran Duran, c'era lo Spandau Ballet, c'erano altri gruppi, adesso non mi ricordo i nomi bene, però ancora era tutto il playback. E allora avevamo registrato Persuasione, che secondo me è uno dei dischi più belli del nuovo. Sì. Questo lo dite anche voi ogni volta ai giornalisti, e avevamo voglia di cambiare, perché già eravamo al quarto disco e volevamo cambiare produttore. Giusto capito Frank, grande persona, eccezionale, stupendo. È stata una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, il disco con Franco Battiato. E lui un giorno dice, ragazzi, dice, ma io cosa devo fare qua? Cioè, voi... cioè già fate quello che dovete fare, e poi qualsiasi cosa fate, avete un marchio oramai che è quello. Nello stesso tempo però, quando lui cantava un pezzo di De Novo, sembrava un pezzo di Franco Battiato, quindi voglio dire, c'era un'identità, due identità forti che si incontravano, questo è importante, non scontravano, incontravano sempre. È stato bellissimo, è stata una produzione stupenda, lui ci ha lasciato liberi anche di chiaramente molta attenzione, c'era anche Giusto Pio, insomma i suoi collaboratori, molta attenzione nella, diciamo, realizzazione del disco, questo sì, è stato bellissimo, ha raccontato delle storie stupende. E niente, doveva uscire questo disco, avevamo pronto anche il video, cioè non era mai successo a noi De Novo che c'era tutto pronto prima della data dell'uscita, perché di solito succedeva qualcosa e qualcosa si rimandava. Qui eravamo tutto pronto, però c'era qualcosa che, e secondo me, almeno il mio pensiero è questo, che noi eravamo, diciamo, in uscita dal contratto con la Polygram, allora adesso Universal, e quindi sicuramente loro avrebbero voluto un nuovo contratto, però noi, insomma, eravamo tranquilli, voglio dire, non abbiamo mai fatto volta paccia, volta gabbana, come si dice, e quindi dico, ma perché questa cosa? Comunque era un periodo che ci aspettavano tutti, il disco secondo me è uno dei dischi più belli di De Novo, che poi è anche l'ultimo, con la genialità di Franco sul titolo dell'album, Venuti dalle Madonie a cercare carbone, ancora mi stanno cercando. E quindi niente, poi diciamo, dopo questa avventura, insomma, vedevamo che non succedeva niente, c'era un po' di stanchezza,
Luca, insomma, voleva anche, ma era giusto, era un momento, avevamo fatto tanta esperienza, tanti concerti, quindi era un momento che magari volevamo fare delle cose ognuno per conto proprio. Io volevo produrre delle cose, quindi avevo imparato il mestiere di ingegnere del suono, che mi piaceva, mi appassionava, quella era una cosa sempre, dal primo momento che ho visto i miei produttori lavorare. E niente, quindi diciamo che ognuno ha preso la sua strada, però io e Mario volevamo continuare, perché Mario aveva delle canzoni bellissime, quindi volevamo andare avanti. Purtroppo non c'era la possibilità perché il marchio, cioè diciamo il nome, ancora era legato a un contratto, quindi non ci davano liberatoria. E quindi abbiamo lavorato a questo disco, al primo disco di Mario, che si chiama Un po' di febbre, che adesso mi pare che sia stato, l'hanno rimasterizzato, è uscito adesso, prodotto da Alan Golper. Non so se voi lo conoscete, Alan. Vabbè, Ivano Fossati, Pino Venienza, un produttore importante, bravissimo. E da lì poi, insomma, diciamo, si sono divise le strade. Io ho suonato con Mario per un paio d'anni, ho fatto il disco nuovo, ho fatto molti arrangiamenti di quel disco, e poi, insomma, ognuno ha preso le sue strade. Io ho iniziato a produrre delle cose, tu immagini, poi ho prodotto, diciamo, uno dei miei primi dischi più importanti è stato un disco di un gruppo hip hop di allora, i Nuovi Briganti. Un gruppo emergente sempre per la Ciclope, questo, no? Per la Cyclope. Diciamo che è stato il primo disco importante che poi uscì per la Mercury, un disco bello, molto bello. Nel frattempo Mario continuava a fare, faceva il secondo disco, insomma, da là poi le strade si sono divise. Poi ci siamo rincontrati, perché poi c'è stato un ritorno di nuovo. Adesso non mi chiedere l'anno perché faccio un po' di confusione. Stato ritorno, siamo tornati, volevamo registrare un nuovo disco, però poi abbiamo detto registriamo un live, perché abbiamo registrato sto live e praticamente abbiamo fatto quattro concerti, credo che sia 96 o 97, non mi ricordo, quando siamo tornati. Fatto quattro concerti: Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Poi ci siamo fermati. Abbiamo fatto una media di 20.000 paganti ogni sera. C'erano gli organizzatori che erano no felici, no, di luccicare, ma sai quando poi spuntano dollari? È stato bellissimo, perché tornare dopo tanti anni, 7 anni credo, tornare a suonare dal vivo, no? Con tantissima gente, perché quando hai, insomma, 20.000 persone, una cosa bella. E poi diciamo, da lì dovevo uscire un disco, poi purtroppo Francesco ci ha lasciato, questo, insomma, siamo rimasti, perché lui tra l'altro era una figura troppo importante per Catania, troppo, era veramente geniale, tante cose. Una cosa importante da dire. E tu pensa che subito dopo, poi ci siamo rincontrati, io ho prodotto altri due dischi a Luca, ma Mario ha fatto la sua strada, poi insomma ho suonato in qualcosa, in qualche disco mi ha invitato, però poi ho seguito Luca in alcune cose, ho prodotto La Consuetudine per un'etichetta sempre romana, e poi diciamo quello insieme a Carmen, che abbiamo prodotto insieme a Carmen, diciamo, 3 anni fa, 4 anni fa.
nego sempre, sempre più. Ed io non so nuotare, ma di te mi resta il salvagente. Sì, è un po' stretto, ma mi tiene a galla, anche se tu non sei, non sei di buon umore come me. Ma non puoi cantarmi una canzone che non passa mai. Sì, diciamo che diciamo sì, che sono stati più una scoperta del sud, grande gruppo, grande band, ma perché noi eravamo legati anche ai Beatles, quelli non quelli conosciuti con i singoletti, ma i Beatles, quelli importanti, quelle cose che mettevano nei dischi, che tu dici, dovevi andare a scoprire se ascoltavi il disco. E certo. Poi chiaramente si veniva da Pink Floyd, si veniva da Genesis, si veniva da Led Zeppelin, è normale, questo insomma fa parte del bagaglio, poco da parte lo porti dietro. E poi si ascoltavano i vinili, che era un'altra storia. C'era anche questa cosa che si è persa purtroppo, perché io mi ricordo, noi ogni sabato andavamo a prendere un disco a turno, e poi ce lo scambiavamo, ma c'era l'ascolto, che era una cosa sacra. Mettevamo il disco lì, tutti in silenzio, e ascoltavamo il disco tutto dall'inizio alla fine, ci guardavamo la copertina, che erano poi sempre delle opere d'arte, le cover erano stupende, e le guardavi come un quadro, e poi andavi a scoprire un attimo che cosa succedeva, e c'era sempre un discorso nei dischi, no? Devo dire che Tony ha una caratteristica che è estremamente importante quando si lavora in studio. È in grado di metterti a tuo agio e far uscire il meglio di quello che puoi dare. E questa è una cosa importantissima, chiaramente, perché non c'è mai ansia, non c'è mai stress, c'è sempre la gioia, no? Di suonare nota dopo nota. Questo è meraviglioso. Adesso ho fatto il disco di Carmen, che uscirà, penso, un primo singolo adesso a maggio, e poi insomma uscirà il disco, non sappiamo, perché in questo momento, come sai, siamo proprio tagliati fuori. Insomma, dopo anni di onorata carriera hai incontrato François Le Coccinelle, sì. E Fabio che ti sta lì dietro, che ti guarda. E sono felice di questo. Guarda, Fabio gli ho detto, cavolo, ma ci potevamo incontrare prima, dove sei stato? Ci dice, io ero qua a Catania. Fabio, perché tu che ne pensi? No, era Cori che non c'era a Catania, ma io stavo qui, insomma. Io vorrei un attimo chiarire. Avvicina, sì, mi allontano io. Sì, no, com'è che Tony è giunto a noi? Tony è giunto a noi perché un giorno eravamo rimasti senza il bassista, il nostro bassista. Allora, François chiama Luca Madonia e gli chiede: senti, Luca, tu che conosci tanta gente, ragazzi, insomma, novità, new entry, giovani, ci puoi proporre un giovane bassista? Noi vorremmo suonare come un giovane bassista. E Luca ci ha pensato un po', e poi alla fine ha detto, sì, ne ho uno, Tony Carbone. ed è così che poi, insomma, noi increduli ci siamo uniti a Tony Carbone in questa prosecuzione di avventura, che è un'avventura... Certo, all'inizio per me è stata dura, perché non suonavo dal vivo, in studio sempre, perché in studio diciamo che suono sempre, però non suonavo dal vivo da un bel po', quindi è stata dura riprendere, però grazie a loro insomma ho ripreso a suonare live, perché che è un'altra cosa, perché se sei in studio li metti là, sei più tranquillo, live quando si suona un'ora e mezza è tutta un'altra storia, però diciamo che
la sono cavata. No, devo dire che sto migliorando. In realtà chiaramente l'arrivo di Tony e i suoi consigli, anche dal punto di vista degli arrangiamenti, ci hanno sicuramente portato avanti. E con François chiaramente mi diverto tantissimo, perché lui è un, oltre ad essere un cantante, un leader, uno showman, insomma ci fa anche divertire dal vivo. Che mi piace in questo momento, c'è questa scena rock nuova che non mi dispiace per niente. Il trap, alcune cose riesco a seguirle, altre no, però alcune cose mi piacciono molto. E poi c'è questa immediatezza, no? Non c'è la costruzione, diciamo, che c'è quando fai un disco più pop oppure di musica anche leggera, dove c'è un'attenzione particolare agli arrangiamenti, lì magari se c'è tutto più spontaneo, certe cose sono bellissime veramente, devo dire. Io credo che invece la vittoria dei The Maneskin a questo Festival di Sanremo sia un momento importante, perché in questo momento di rivoluzione a livello globale, insomma c'è tuttora una pandemia in corso che ci sta facendo rivedere, no? Le nostre vite e anche il nostro modo di vedere le cose. Sono ragazzini, hanno 21 anni, no? Finalmente, esatto. Questi ragazzi che fanno rock, finalmente, hanno come dire, dato un momento di rottura, no? Rispetto al passato, no? di Sanremo, che era diventato un po', come dire, un po' troppo... E anche al trap. Uguale a se stesso. Anche al rap e alle cose, che continueranno, secondo me, ancora per un po' per avere... Però io, siccome vengo dagli anni 80 e mi ricordo le prime cose
di house music venivano dall'America, me le ricordo benissimo. Comunque anche quelle hanno influenzato tantissimo. In quel periodo, negli anni 80 e 90, che poi tra l'altro è anche il periodo che interessa la nascita, lo sviluppo anche della nostra band, di Franzuele Coccinelle, i gruppi avevano dei progetti, no? Che piacevano al gruppo, essenzialmente. Oggi siamo molto più legati al like, siamo molto più dipendenti dai like. Qui si tende a fare quello che gli altri vorrebbero che noi facessimo. Credo che invece in quegli anni si pensasse di più a quello che veramente si voleva esprimere. Ecco, questa credo che forse sia la differenza maggiore tra, osservazione. Tra quegli anni e... No? Vabbè, cioè che, diciamo, dagli anni 60 in poi si è perso un po' probabilmente questa. È chiaro che cambiano le cose. Ultima ororifica metallica odissea che cancella il tuo passato. L'atonismo sei rimasto vago. Ultima ororifica metallica odissea che brucia le foreste, che brinda le tue feste nella schiavitù del social per restare vivi. Uomo, dove sei stato? Di te conosco tutto, persino il tuo passato. Io ho l'unica cosa che non riesco ancora, perché c'è più libertà, sicuramente i dischi te li puoi fare anche a casa, una volta non esisteva, no? Una volta dovevi andare in studio per fare i dischi, oppure registrare col 4 pista e cassetta e venivano delle cagate mostruose, le cose bruttissime. E adesso, diciamo, la tecnologia ha aiutato molto questo. Ancora ho grande perplessità sugli MP3, su questi... queste compressioni assurde, spero, perché qui c'è un lavoro che fai dietro, che stai al mix le cose, e poi è come se c'hai una cosa enorme così che poi viene una pallina tanta, e cioè dice, ma come, c'è una palla enorme, allora come faccio questa pallina? Purtroppo è così, non possiamo, in questo momento non possiamo fare niente. Sicuramente chi ha la possibilità di ascoltare in studio le cose si rende conto che è diverso. Poi ormai siamo abituati con questi cellulari, anche con queste casse così piccolissime che dobbiamo ascoltare. Per esempio lì il basso non esiste, ma io che sono un bassista sto attento al basso, che io l'ho visto con mio figlio, un musicista fatto brevissimo, adesso fa anche altre cose, fa il grafico, quindi un po' vabbè, anche perché sto periodo, insomma, ha una band molto carina, interessante, con delle cose bellissime. Io quando ero ragazzino allora iniziavano i primi scaricamenti dal cellulare, dal computer, dalle cose, allora ho visto un giorno che stava scaricando un disco dei Beatles, mi ricordo, sì. Stavo scaricando, ma scusa, se vai là ci sono i dischi, metti il vinile, apri il piatto e lì ce l'hai il disco, lo puoi anche passare in una cassetta. Ma non è la stessa cosa, dici, io qua subito taccelo. E quindi lì ho capito poi quello che è successo dopo. Cioè lui adesso, insomma, è cresciuto, però diciamo che tutte quelle cose, noi invece, l'MP3 non ci piace, però insomma siamo costretti anche noi, perché la telefonia alla fine ce la sentiamo. Daremo aria a queste stanze molto prima che sia Natale, prima che quest'ossido di carbonio cominci.
cominci a farci male.